Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Going Medieval, una beta, una closed beta. Il gioco lo trovate su Steam, ma non è ancora uscito, uscirà nel corso di quest'anno e a quanto pare comunque avrà diciamo diverse features in più di quelle che notate ora. Che dire altro? Il gioco non innova nulla, non è neanche originale, ma credo non lo voglia nemmeno essere, perché come primo sguardo mi ricorda moltissimo un Timber and Stone. Allora, Indie Village, non lo so, possiamo fare il nostro logo personalizzato, possiamo scegliere il nostro pattern, che è veramente osceno questo, facciamo l'aquila così, bella, mi piace, che sembra un'oca enorme, va bene. Il tipo di mappa attualmente è solo Valley, la mappa è solo default size e il game mode è solo builder o standard. Il builder si costruisce soltanto, lo standard invece si va a affrontare il gioco. Allora, qua possiamo vedere tre personaggi con cui noi partiremo all'inizio, ne avremo altri e ogni personaggio ha delle abilità. Inizio già col dirvi che non vedremo un gameplay approfondito, non vi spiegherò neanche troppo, nel senso che il gioco non innova nulla, ma ve lo volevo far conoscere perché io l'ho in lista dei preferiti, diciamo, su Steam già da diversi mesi e volevo appunto farvi vedere un pochino com'è. Calcolate che siamo, come vedete qua in alto, alla versione 0.4.3, quindi di acqua sotto i ponti deve ancora passarne. La cosa interessante che vedo qui nei vari personaggi, che io non andrò a toccare, a parte le abilità, che poi comunque alcune sono interessanti. Praticamente Marksman è bravo con le armi di distanza, c'è l'abilità di condurre gli animali, curare gli animali, la botanica, la carpenteria, la costruzione, la cucina, intellettuale per la ricerca, mirare, la medicina, il combattimento corpo a corpo, il minaggio, il fabbro, lo speech crafting, che praticamente ci può diciamo incoraggiare i lavoratori piuttosto che convertire i nemici in alleati. Questa è una cosa molto interessante che spero verrà approfondita molto in futuro, perché in questo gioco noi creeremo una sorta di fortezza, una nostra civiltà medievale, perché l'epoca, il gioco si chiama Going Medieval, è nell'epoca medievale, e qua potremo anche andare a gestire degli eserciti. Io voglio presumere tailoring per sarto, diciamo, i perk, che sono tutti diversi da personaggio a personaggio. Questo che ha la neve, vediamo cos'è, washout, se ci sono nuvole cariche di pioggia sarà veramente infelice, è meteoropatico, va bene. L'allineamento religioso e il background, lui è un cattivissimo arciere, insomma, una roba del genere. Crudele arciere, insomma. L'età, che non è proprio giovanissimo questo, nel medioevo questa è un'età centenaria quasi. E i chili, il peso e basta, insomma. Andiamo avanti a vedere in che cosa consiste. Vi ho detto, non è un gameplay tutorial questo, ma assolutamente per farvi vedere che cosa da offrire questo titolo, com'è soprattutto. Mi ricorda, dicevo, Timber and Stone, ma anche altri giochi come Ignomoria, perché, allora, a parte che la prima volta che vedo la pioggia è fatta molto bene. Benvenuto, va bene, ci si muove, si accelera il tempo con 1, 2, 3, con ZX è la cosa forse un po' più, mi ricorda appunto Timber and Stone, e soprattutto Ignomoria, che con X, vedete qua in alto che abbiamo questo 15, premendo X vedete che diminuisce, possiamo andare a vedere fin nel sottosuolo, insomma, che possiamo scalare di 15 livelli, quindi quando andremo a costruire le fortezze potremo vedere i sotterranei, potremo vedere anche altra roba. Qua abbiamo il nostro i nostri oggetti e possiamo proibirli, possiamo farli equipaggiare alle varie persone, un po' come anche succedeva su Timber and Stone. La cosa che non mi piace è qua sotto vedete che abbiamo la possibilità di fare chop, quindi di abbattere gli alberi. Allora, il fatto che, ok, vedete, ok, abbattiamo gli alberi, il fatto che comunque rimane comunque sempre orientato in una direzione il nostro trascinamento, quindi bisogna un pochino orientare la visuale in un modo. A parte che ieri era molto più, ed è uscita una patch oggi di un mega, che era molto più brutto da vedere in effetti questo effetto di
di trascinamento e l'hanno migliorato tanto. Comunque, loro stanno già lavorando, stanno già raccogliendo cose. Vi faccio vedere in che cosa consiste il gioco, l'interfaccia di gioco. Qua abbiamo i lavori, dove sui lavori, come in ogni gioco, qua mi ricorda Oxygen Not Included, possiamo andare a settare le priorità nelle varie abilità, nelle varie, diciamo, lavori disponibili, dove glielo possiamo proibire, gli possiamo dare la priorità, gli possiamo togliere la priorità o possiamo appunto proibirli, come vi ho detto. Qui abbiamo diciamo, la pianificazione dell'orario di lavoro divisa tra lavoro, sonno e Any, sarebbe tutto. Possiamo copiare e incollare i vari tipi di turni di lavoro. Cosa interessante è la ricerca. La ricerca al momento si suddivide soltanto in architettura. Al momento quello che vedo è solo architettura, quindi noi vabbè, adesso possiamo andare a sbloccare l'architettura che poi andrà a sfociare nell'iscuditore, l'agricoltura livello 2, la distilleria, insomma. E vedete che ogni cosa che noi andiamo, in questo caso per preservare il cibo, andiamo a sbloccare la smokehouse, che sono in pratica delle cose che vanno ad affumicare, insomma, ci servono limestone e clay. Intanto ha smesso di piovere, quindi continuiamo. Vabbè, qua c'è la report per riportare i bug. Questa è una beta, closed beta, a tempo limitato, infatti è una sorta di demo, non mi diventerà il gioco finale, quindi non sarà nemmeno detto che io poi avrò il gioco finale. Lo valuterò, così come lo valuterete anche voi una volta che uscirà, anche in base al prezzo e quello che ha da offrire. No, perché appunto non è nulla di innovativo. Tuttavia, non è nulla di innovativo, però c'è da dire una cosa: se vi è piaciuto Timberstone alla follia e quel gioco non è più supportato, seguirne uno nuovo che prende spunto da successi del passato potrebbe essere una soluzione interessante. Allora, Construction Tutorial, possiamo vedere come si va a costruire. Infatti, lo vedete qua col video, si va a pianificare le varie cose, ma adesso andremo a vedere anche quello. Abbiamo una serie di tutorial anche piuttosto completi. Qua in alto abbiamo la possibilità di vedere diciamo un po' alla The Sims vecchio, in pratica, se vedere le pareti, se vedere solo il tetto, se vedere tutto e quindi non vedere l'interno degli edifici, il reset della camera e così via. Abbiamo poi qua in alto il tempo che possiamo accelerare, il giorno. E qua invece le operazioni che possiamo fare, dal abbattere alberi, cosa che abbiamo già iniziato a fare, possiamo tagliare le piante, quindi sono i cespugli che si trovano in giro, come ho fatto adesso, possiamo distruggere, harvest, quindi raccogliere quelle che sono magari le bacche, in questo caso, come vedete lì, il mine è molto interessante perché il mine si va a scavare. E poi ovviamente si potrà andare anche a scavare all'interno delle rocce. E vedete che qua mi va a scavare tutto il piano, perché ogni piano dovrebbe essere alto così. Hunt è per la caccia e va bene. Allora, abbiamo, vedete qua la base, la possibilità di costruire muri di legno. Posso iniziare già a fare magari un muro così. Così, così. E così. Piazziamolo così e poi vado a piazzargli la porta. Ok, dovrebbe esserci anche il tetto, che devo esattamente capire. Ok, beh, adesso glielo facciamo costruire e poi vediamo. Poi abbiamo la produzione con il tavolo del macellaio, il campfire, che piazziamo subito qua davanti, la basic research table, che piazziamo qui. Vedete anche la freccia che indica dove andare al lavoratore. E la woodwork bench, che andiamo a piazzare invece col tasto R, ruotiamo da quest'altra parte. Abbiamo i furniture, dove possiamo piazzare i tavoli e i sleeping spot, quindi queste persone non hanno il letto. Adesso voglio andare a vedere se riusciamo a... Ah, ok, quando rileveranno le stanze andare ad abilitarsi questa funzione. Dai, finiamo con la porta. E poi piazziamo anche il tetto, così finisco di farvi vedere tutto quello che è wooden door, wooden floor. Piazziamo il tetto? Come lo facciamo? Così? Figo, lo trovo più semplice di un sacco di altri giochi di costruzione. Allora, intanto abbiamo fatto la porta. Vediamo se intanto funziona questo. No, dovranno piazzarmi il tetto. Vabbè.
Allora, intanto, furniture, come vi dicevo, non c'è granché. Le decorazioni sono le torce, che vado a piazzare una qui così per fare un po' di luce, e le varie zone che diventano cabbage field e lo stockpile. Lo stockpile lo piazziamo qui, ed è il classico magazzino in cui cliccandoci sopra possiamo andare a decidere che cosa immagazzinare all'interno. L'altro invece è il cabbage field, è il campo dei cavoli, quindi possiamo andare a coltivare dei cavoli per le nostre tre persone. Al momento lo faccio 3x3 piccolino in modo che vadano a costruire, a coltivare qualcosina almeno per poter mangiare. Tanto qua stanno lavorando abbastanza velocemente, quindi sta andando anche piuttosto bene. Costruzione. Avete finito? No? Possiamo ruotare la visuale, molto carina la grafica, perché infatti su Steam si vedono anche degli screen che sembrano veramente non di un gioco del genere, si vede appunto anche una persona che caccia nel bosco, innevato, insomma, ed è molto carino come grafica. Vediamo adesso se una volta che finisce di fare questa cosa, di costruire questa cosa, la stanza viene rilevata come tale. Sì, credo che facendo così, vedete, possiamo levare il tetto. E così possiamo. No. Ah no, 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 no. Ok, scusate. Possiamo fare così, vedete? Che così vediamo le pareti, così vediamo il nulla. E non mi fa impazzire questa modalità qui perché mi mandava anche un po' in crisi su Gnomoria. Allora, dicevamo che la furniture possiamo piazzargli dei letti, però il problema è che non vedo la stanza. Ok, non mostra. Ok, fammi vedere così. Uno, due. Scusa, piazzalo lì. Tre. Lo fa piazzare. Ok, i letti li abbiamo piazzati. Vabbè, intanto faccio ricomparire il tetto, però. Stanno minando adesso. Persone. Tanto adesso sta andando a costruire i letti perché il gioco sarà una delle prime cose che ci dirà: costruisci i letti. Allora, al momento, qua c'è un tavolo da costruzione dove possiamo andare a fare bastoni, e, diciamo, lance. Tutto quello che è di legno. Qua abbiamo la descrizione, qua abbiamo le info, c'è ancora qualche problemino con i testi. Qua invece nel tavolo della ricerca abbiamo la possibilità di andare a ricercare oggetti. In pratica possiamo praticamente produrre delle cronache che ci chiedono la skill di intellettuale. E quindi praticamente andiamo ad aumentare la nostra possibilità di ricerca che ci chiede 100 Chronicle e poi via via possiamo andare a sbloccare anche le altre, quindi andare a sbloccare altre ricette. La roba è qua, vedete che c'è della carne confezionata, dei vestiti, possiamo decidere di farlo equipaggiare a uno di loro. Adesso io non ricordo chi di questi era il più bravo. Infatti qua cliccando vedete il menu con quello che hanno di equipaggiato, diciamo la massa che hanno nell'inventario, le abilità, abbiamo gli attributi nei vari, cioè è molto completo come cosa. Il sonno, la fame che hanno, l'umore, la salute, cioè è fatto indubbiamente bene. Allora voglio vedere Marksman. Marksman, no, direi che Jonet potrebbe anche pensare di. Ah, posso bannarlo, attaccare. Ok, allora io do l'arco se posso, voglio capire come fare. Equip a Jonet. Ok, e gli do anche questo. Equip. Ok. Jonet sarà il nostro preferito. Stanno raccogliendo un po' di roba. Qua non hanno. No, hanno già iniziato a coltivare. Dovrebbero. Sì, forse poi è una pioggia proprio torrenziale questa. Comunque è andato a prendersi quello che doveva prendersi.
E possiamo. Ah, qua ci sono anche delle cose che hanno raccolto dai cespugli che sono rimaste lì. E questo è il mondo di gioco. Ovviamente, come vi ho detto, parliamo di una closed beta, quindi io non penso che ci sia molto altro. Ma mi viene in mente anche Foundations, che con questo non ha molto a che fare perché sono due tipi di giochi diversi. Però diciamo che Foundation è cambiato tantissimo nel corso dei mesi e degli anni, anche Universim, ad esempio. Quindi, se il genere di gioco che vi piace è quello alla Timber Installer, alla Gnu Moria, questo è un gioco che dovete sicuramente tenere d'occhio perché cambierà probabilmente nell'arco dei mesi. Voglio andare a pianificare la ricerca da questo tizio qua. Voglio fargli fare la ricerca, voglio vedere se mi produce quello che è. Tolgo il tetto, che voglio vedere all'interno. Salve, dormite bene che domani si lavora. Perfetto, allora acceleriamo il tempo con 1, 2, 3, vedete 1, 2, 3, scegliamo qua in alto la velocità, ha smesso di piovere, stanno anche scavando. Sì. Sono le 2 di notte, questi qua dormono. Sì, devono ancora abbattere tutte queste cose qui, ma potrei anche togliere l'ordine. Sarebbe da capire come fare. Comunque, cancel. Ah, ok. Cancel. Ok, dai, così almeno non mi fate più. Vedete che diminuisco, cioè graficamente è anche carino perché visto così sembra tutto un altro gioco. Comunque, acceleriamo il tempo. Sì, qua sono incazzati neri e non so ancora perché. Ok, Dermod inizia a produrre roba, inizia a produrre ricerca. Devo ancora onestamente capire perché qua vedete che abbiamo le opzioni di. Devo ancora capire, dicevo, dove sono, dov'è l'inventario, che è qua in alto, eccolo qua, i cavoli, questi qua. E lui dovrebbe produrmi con il tavolo, eccolo qui, sta scrivendo le cronache, ne sta producendo 5, ma io dovrei potergli dire di produrne un'infinità. Però vabbè, l'ha fatto, ne ha prodotte 100, quindi andando sulla ricerca me ne servono 150, quindi no, furniture, anche un letto comodo. Andando avanti poi non si vedono. Ah, perché è vuoto in questa beta version, ok. Voglio fare preserve in food che mi dà la possibilità di conservare il cibo. Ok, lui si è messo al lavoro, adesso abbiamo già accelerato il tempo, quindi sarei già lentissimo producendolo così. Vedete che qua intanto è stato scavato il buco. Quindi è possibile anche costruire all'interno del terreno. Comunque, per non saperne leggere né scrivere, la casa è carina, eh. Poi, se guardate su Steam, vedrete delle cose immense come costruzioni. Quindi, costruzione di fortezze sarà senz'altro eccezionale. L'abbiamo fatto, no? Continua a fare il tuo lavoro per cortesia, che ok, hai finito. Abbiamo la ricerca. Preserving food, 150. No, non ne abbiamo ancora di queste. Ah, no, 20 Chronicles. Ah, beh, ne produce 10 alla volta, quindi niente, sarà un lavoro assolutamente lunghissimo da fare. Niente, io adesso onestamente dovrei andare avanti un pochino a snocciolare, diciamo, questo tipo di gameplay, ma io credo che non ci sia altro da fare che giocarlo così con le feature che ci sono. Ma soprattutto voglio portare un po' di visibilità anche agli sviluppatori che hanno detto: io facciamo la beta un po' per risolvere qualche bug, per farlo provare ai primi utenti. Ma soprattutto, se dovete fare video, siete assolutamente benvenuti perché il gioco ha bisogno di essere conosciuto. Quindi eccomi qua. Stanno mettendo via nello stockpile tutto, perfetto. E poi potremo anche iniziare a proteggere tutto con le mura. Anche se in realtà io non sono sicuro che ci siano nemici in questa fase qui. Quindi ragazzi, questo era Going Medieval. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo breve video, soprattutto di questo gioco, se lo aspettate dopo aver visto questo video, se lo conoscevate, se lo avete già provato, magari siete stati dei beta tester. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.